Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, Ciro Froi regia per questo appuntamento con 442 su Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della società sportiva Calcio Napoli. Napoli che domani sarà in campo per il primo impegno stagionale europeo con il Bruges. Oggi conferenza stampa di Sarri, tanti spunti interessanti che penso poi saranno principale argomento di questa puntata di Filo Diretto con voi. Filo Diretto con le solite due formule a vostra disposizione, quella della telefonata 081 546 6873 e quella degli sms 347 490 0005. Vi dico subito che ci saremo anche domani proprio nell'ora e poi nei minuti di vigilia della partita dalle 18 alle 19 dal San Paolo con 442 per vivere insieme proprio i minuti che precedono la sfida con il Bruce. Incominciamo subito con il filo diretto con Emiliano con noi, buonasera. Buonasera a te. Ciao. Purtroppo non ho sentito la conferenza di Sarri, però volevo dirti se sei d'accordo che da piccole cose si vede, secondo me Sarri non sia adeguato per Napoli, perché comunque grandi allenatori, tipo come anche Allegri, no? L'anno scorso, al suo primo anno, non ha voluto smantellare ciò che era un modulo di ferro, cioè il 3-5-2, sì. Poi pian piano ha inserito il suo modulo, il 4-3-3. Sì. Poi li ha alternati un po' alla fine. Sì, ma anche ad esempio il Chievo che da anni gioca in Serie A, tutti gli allenatori che si sono succeduti hanno sempre giocato con il 4-4-2, lo stesso sta facendo, sì, Giampaolo, che ha ereditato la squadra di Sarri, non l'ha voluta trasformare. Invece sì, diciamo la filosofia, quando prende una squadra dove le cose comunque sono andate abbastanza bene, soprattutto a Napoli nella fase offensiva, vediamo di non toccare nulla. Ora ci sta, ti posso dire che dalla conferenza stampa di oggi, che mi dicevi che non hai ascoltato, mi sembra che piano piano ci stia pensando su questa cosa. Non ci ha pensato all'inizio, indubbiamente non ci ha pensato all'inizio, però piano piano sta provando a fare anche questo, anche se io reputo che poi questo non è che sia la soluzione a tutti i problemi, però è una cosa che ti può aiutare, la conoscenza di un sistema di gioco con la posizione giusta per i calciatori in campo rispetto agli attaccanti, sto parlando, soprattutto. Sì, sì. Va bene, grazie a te, Emiliano, grazie. Andiamo subito con Pino in diretta. Ah, Pino è caduto, quindi andiamo subito con qualche messaggio, aggiorniamo la SMS machine e vediamo subito in diretta chi ci ha scritto. Ci ha scritto Gabriele Borrelli: in due modi si potrebbe vincere il campionato, uno con i soldi, due con la programmazione. I soldi li spende male De Laurentiis, la programmazione latita perché Zaza, Berardi, Sturaro, Verratti, Immobile, Darmian, Baselli li prendono sempre gli altri, quindi fin quando farà tutto De Laurentiis oltre la Coppa Italia non vinciamo. Insomma, la Coppa Italia poi a me schifo non fa, se devo dire la verità. È chiaro che abbiamo l'ambizione del campionato tutti quanti noi, diventa sempre più difficile poter vincere il campionato, questo bisogna dirlo, così come bisogna dire che con i soldi, secondo me, cioè il punto uno che tu fai, non lo vinceremo mai perché non ne avremo mai tanti più soldi degli altri da costruire la super squadra. Lo vinceremo investendo quello che può investire il Napoli, che sono cifre buone ma non straordinarie. Mentre per quanto riguarda la programmazione, sulla programmazione si può fare un grande lavoro, e mi verrebbe da pensare che perché io sono stato uno dei primi a fare il nome di Sarri l'anno scorso, perché Sarri era un allenatore che prendi e su di lui costruisci il progetto, e con lui non hai nemmeno bisogno dei grandissimi nomi, perché puoi arrivare a fare qualche cosa di importante attraverso il gioco, a patto che Sarri trovi la strada giusta per far sì che questo suo progetto, che tutti quanti speriamo possa andare avanti con grandi risultati anche fra uno o due anni, inizi ad avere almeno dei buoni risultati per il momento. Ecco, la chiave di volta è questa: Sarri deve trovare il modo per iniziare a fare almeno buoni risultati soddisfacenti, equiparabili al valore tecnico dell'organico, che non è male quell'organico che ha in questo momento a disposizione. Dopodiché, se noi capiamo che la strada intrapresa è quella giusta, secondo me ci calmiamo tutti e aspettiamo quello che dobbiamo aspettare per far sì che il Napoli possa diventare una macchina perfetta, e quindi per seguire la seconda strada, quella della programmazione, del progetto, che secondo me non è la più percorribile, è l'unica percorribile per vincere qui a Napoli, perché tanto i fuoriclasse non arriveranno mai. Pierluigi in diretta con noi, buonasera. Pronto, ciao, buonasera. Buonasera. Senti, ti volevo chiedere una cosa, no? Io non so, ti chiamo sempre tutti i pomeriggi, sono uno dei tuoi ascoltatori affezionati. E allora dici, ma perché il Napoli non riesce a prendere mai un giocatore a parametro zero? Cioè, questa è una cosa che mi sono sempre chiesto. La Juve, per esempio, io mi rapporto con un club che è fuori dalla nostra portata proprio per fatturato, va, come dicevano l'anno scorso.
ma la Juve come fa a prendere giocatori? Ecco, Pogba, un esempio classico, l'ha preso a zero, ora quel giocatore vale 100. Cioè, perché non riusciamo a intraprendere un mercato diverso? E l'anno scorso c'era Bigon, quest'anno c'è Giuntoli, ma credo che non sia cambiato tanto, perché comunque è vero sì che abbiamo preso dei giocatori di prospettiva e dei giocatori anche affermati, perché per me Valdifiori sta dando proprio il minimo indispensabile per il suo valore reale che ha dimostrato anche l'anno scorso, ma perché non riusciamo a programmare? Chiarissimo, ho capito perfettamente, ti ringrazio e ti rispondo. Grazie, ciao. Allora, per quanto riguarda il parametro zero, vabbè, tu mi fai l'esempio di un caso limite praticamente irripetibile come quello di Pogba, che è stato un momento di distrazione, di disattenzione, di valutazione forse anche errata da parte del più grande club insieme al Barcellona degli ultimi 25 anni del calcio europeo, sto parlando chiaramente del Manchester United, che però viveva un momento particolare, l'addio vicino di Ferguson, quindi forse qualche cosina anche in una macchina perfetta come quella dello United non è andata per il verso giusto e si sono fatti soffiare sotto il naso un giocatore di quel talento, perché ricordiamo che era un giocatore che era nelle giovanili del Manchester, aveva già debuttato con la prima squadra del Manchester e insomma se ne accorgeva pure uno che non aveva mai visto calcio che si trattava di un talento assoluto. La Juventus è stata brava, tempestiva, ha trovato i canali giusti e ha fatto questa operazione che però secondo me è irripetibile. Poi operazioni così convenienti, così clamorosamente vincenti a parametro zero se ne presentano una ogni 10 anni, quindi io non direi di puntare su questo, perché spesso i parametri zero sono operazioni modeste. Piuttosto si possono individuare giocatori a cifre basse quando ancora non hanno espresso tutte le loro potenzialità e con una fitta rete di osservatori tu puoi individuarli prima. Il Napoli su questo si deve dotare di questa rete di osservatori, perché quest'anno si è concentrato molto sul mercato italiano, qualche volta c'è qualche grande occasione anche all'estero, ma anche in Italia puoi trovare qualche grande opportunità se sai che qualche giocatore che sta venendo fuori è un giocatore che tu puoi bloccare. Per esempio il messaggio che si faceva prima parlava di tutti i giocatori italiani, il primo messaggio al quale ho risposto, ed erano tutti i nomi di giocatori che nella maggior parte dei casi vedo, tranne qualcuno come Darmian, Basel, tutto il resto, cioè Zaza, Berardi, Sturaro, Verratti, tutti i giocatori, poi Verratti vabbè è finito al Paris Saint Germain, però almeno Sturaro, Berardi, Zaza, tutti i giocatori, Immobile stesso, tutti i giocatori bloccati sin da giovani dalla Juventus, che ha un'organizzazione tale da potersi permettere questo lusso. Antonio in diretta con noi, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera. Ma Paolo, io non volevo parlare di mercato, perché per me il mercato è finito, quindi non ci sono più domande da fare sul mercato, anche se certo. Poi sul valore di Valdifiori potremmo dire tante cose, perché poi un valore così intrinseco di questo calciatore io non l'ho visto, magari spero di vederlo nel tempo. Sì, poi guarda, il calcio è pieno e ricco di storie particolari, dove un giocatore come Valdifiori potrebbe essere in questo momento condizionato solamente dal fatto che non è in forma e poi arriva alla personalità giusta per prendere in mano la squadra, e me lo auguro, oppure potrebbe avere dei limiti oggettivi che lo hanno fatto essere molto bravo a un certo livello e non riuscirà invece ad imporsi a un livello più alto. Questo ce lo dirà il campo. Esatto, questo ce lo dirà il campo, anche se io sono più d'accordo con la tua seconda ipotesi. Comunque speriamo di no, speriamo di sbagliare speriamo di sbagliare tutti e due. Io ti volevo fare una domanda, Paolo, come mai, no? Io sto notando questa cosa, rispetto a questo allenatore, al quale è molto prematuro oggi fa dare dei giudizi, però come mai rispetto a delle mancanze oggettive che questa rosa ha, e quindi sicuramente non è colpa dell'allenatore su questo, però come mai si sta formando tipo una cappa di protezione diversa rispetto a quello che si era formato nel biennio precedente con Benitez, e quindi magari si tenta sempre di giustificare alcuni errori, a volte anche oggettivi, anche se, mi ripeto, è prematuro discutere e parlare adesso del Napoli, perché no, io penso che lo dovremmo capito, è chiarissimo, è chiarissimo, ti rispondo subito. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che qui dobbiamo serenamente incoraggiare Sarri, speriamo che Sarri faccia bene, faccia le mosse giuste per far migliorare il suo Napoli, per giocarsi bene la chance più importante che ha avuto e credo avrà mai nella sua carriera, cioè quello di sedere su una panchina come il Napoli. Detto questo, con tutto l'incoraggiamento, il sostegno e il tifo, poi dobbiamo analizzare le partite, quando le partite, le sostituzioni, le scelte tattiche e quant'altro non ci convincono, dobbiamo dirlo senza nessun problema. E approfitto per rispondere a Enzo da Via Piscicelli dicendo che no, non credo proprio.
lo scarto assolutamente come ipotesi che addirittura da qualcuno, non faccio i nomi, sia stato catechizzato Sarri per non rispondere bene al sottoscritto. No, questo ti garantisco, Enzo, che non è così. C'è un grande rapporto con le persone che tu citi, e quindi non è, semmai, se proprio devono spendere una parola su di me, non faccio i nomi, i due che tu citi spendono una parola positiva su di me, e quindi ti garantisco che non è così. Però oggi non ho avuto nemmeno io questa impressione che mi risponda male, risponda bene. Mi risponde come mi deve rispondere, le mie sono domande tecniche, lui mi risponde, oggi sono soddisfatto dalle due risposte che mi ha dato, quindi no, assolutamente no, un rapporto che non è il caso né nemmeno di definire, perché è un rapporto di una semplicità estrema quello che io intendo instaurare con gli allenatori. Tanto io sono uno di quei giornalisti che fa domande sempre su questioni tecnico-tattiche, loro devono rispondere alle mie domande con le loro conoscenze ovviamente importanti, e con quello che devono dire alla gente che vuole sapere. Quella di oggi è una domanda, per esempio, che ho fatto a Sarri, una domanda della quale parleremo sicuramente tra pochissimo, dopo la pubblicità. Eccoci qui sempre in diretta su Kiss Kiss Napoli, con tantissimi messaggi che arrivano. Continuate a scrivere 347 490 0005, continuate anche a telefonare 081 546 6873. Quanto conta secondo te Sarri nello spogliatoio? Secondo me il rapporto è buono con la squadra, sta seguendo quello che vuole Sarri, non sta ancora comprendendo secondo me del tutto, non riesce a mettere in pratica quello che vuole Sarri, ma lo sta seguendo. Io ho questa sensazione, non ho una sensazione di sfiducia della squadra, dei calciatori rispetto all'allenatore, questo no, ho la sensazione che i calciatori ancora, e ne sono consapevoli, non riescono perfettamente, ce lo dice lo stesso Sarri in conferenza, a interpretare il suo pensiero calcistico, che lo stesso Sarri definisce un pensiero diverso da quello di tutti gli altri, e quindi una novità per i calciatori. Questo credo che sia il punto vero in questo momento in discussione. Dino 81, no, la risposta che ha dato Sarri sui Sarri non gli piace, perché l'albanese a sinistra, Maggio a destra e Gulam e Strinic in questo punto sarebbero fuori. Indubbiamente la risposta di oggi mi fa capire che sul mercato il Napoli ha cercato il laterale destro, come abbiamo visto, ne ha chiesti tanti, ha provato Versalico, ha provato Widmer, ha provato Persala. Perché ha cercato con tutti questi laterali destri? Perché secondo me l'intenzione era quella di cedere Gulam, Isaia era il titolare, Strinic l'alternativa a sinistra, e Versalico, chi per lui, il titolare, e Maggio l'alternativa a destra. Non riuscendo a fare questo, oggi si ritrova con una situazione un po' atipica, che indubbiamente Sarri prima o poi dovrà mettere Usai qualche volta a destra, perché con Zuniga che non viene considerato pronto non vedo la possibilità che Maggio le giochi tutte, e quindi Usai qualche volta dovrà andare a destra, ruolo nel quale, dice Sarri, ha giocato meno rispetto a quanto non abbia giocato a sinistra. Ho capito, però è un destro, ci deve iniziare a giocare proprio per un fatto semplice, cioè che Gulam e Strinic, due mancini li abbiamo, e non possono essere il secondo e il terzo della fascia sinistra. Mi sembrerebbe troppo avere tre terzini sinistri e un solo laterale a destra. Oggi per Francesco Bile è proprio contro quello che ha detto Sarri oggi, non lo reputa all'altezza. Vincenzo Scarpellini voleva chiedermi notizie su Zuniga, no, sono quelle della conferenza scorsa, che per il momento non è pronto e quindi non si capisce esattamente qual è la situazione. Per me servirebbe maggiore chiarezza, dovremmo capire almeno perché non è in forma questo giocatore, visto che si sta allenando regolarmente. Poi anche lui va su Gulam, che per il momento indubbiamente Sarri non lo vede. Francesco in diretta con noi, pronto, buonasera. Ciao Paolo, complimenti. Grazie. Ciao, senti Paolo, la domanda di tattica che volevo fare, non so se hai notato anche domenica il Napoli come se avesse rinunciato al pressing. Volevo capire se secondo te era una scelta a lunga scadenza oppure solo dettata dalla condizione. No, mi sembra tanto, sai, quella cosa, perché che diceva. Mi sembra tanto quella cosa che diceva. Aveva cominciato in questo modo e poi piano piano poi ci ha rinunciato. No, mi sembra tanto, per fare una battuta, quella che faceva il compianto nostro carissimo amico Bruno Pesaola, quando diceva: io lo volevo fare il pressing, però mi hanno rubato l'idea, cioè l'ha fatto l'Empoli a noi. Quello mi è parso che sia successo, non credo che non avesse volontà di farlo, però indubbiamente nei primi 20-25 minuti l'abbiamo subito, ma non siamo riusciti a farlo. Questo è, però credo che sia un aspetto tattico che è necessario, ma userei un'altra parola, è obbligatorio nel gioco di Sarri, cioè noi dobbiamo andare a pressare sui portatori di palla avversari, dobbiamo essere corti, compatti, aggressivi, perché altrimenti la difesa alta diventa un qualcosa di molto pericoloso se non siamo aggressivi.
una cosa che voglio dire è il 4-4-3 di cui si è parlato tanto. Sì. Secondo te non è un modulo che andrebbe a favorire molto, soprattutto anche con le Mertens, piuttosto che... Favorire. Hai detto favorire. Sì, ti rispondo subito, grazie. Ciao Paolo, grazie. Grazie, sì, indubbiamente anche dando la risposta che mi ha dato Gisarri fa capire che più o meno è arrivato a questa conclusione. Vi spiego subito la mia domanda e la sua risposta per chi non l'avesse ascoltata. Gli ho chiesto il 4-3-3, lo vedremo quando giocano Mertens e Cagliecon, il 4-3-1-2 in particolar modo quando gioca Insigne, lui mi ha aggiunto il Kadri, però insomma non so quante volte giocherà il Kadri. Quindi fondamentalmente quando ci sarà Insigne e ci saranno le due punte, il favorito potrebbe essere Gabbiadini vicino a Higuain, perché lui ha detto di vedere bene sia Gabbiadini che Higuain non da soli ma con un partner vicino. Quando invece giocheremo 4-3-3 è chiaro che i favoriti diventano Mertens e Cagliecon. In questo caso con il cambio di modulo ci potrebbe essere anche una distribuzione più equa dei minuti, questo penso che possa essere importante, e anche la possibilità di varianti durante la partita attraverso le sostituzioni per passare da un modulo all'altro e anche sorprendere gli avversari, dare una scossa alla squadra. Quindi mi sembra un primo passo importante da parte di Sarri. Vediamo quando applicato, anche come minutaggio, no? Anche quanto, non solo quando, da quando inizierà a fare questo e per quanto tempo farà una cosa e per quanto tempo farà un'altra cosa, cioè se il 4-3-1-2 resterà quello fondamentale di partenza e poi il 4-3-3 interverrà in alcuni momenti, o addirittura a volte si potrà partire con il 4-3-3 quando saranno preferiti Mertens e Cagliecon agli altri. Vediamo, questo oggi mi è parso di capire che le cose stanno così, però poi vediamo con il riscontro del campo. Adriano in diretta con noi, buonasera. Buonasera Paolo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo collegare alla domanda di prima, un discorso del pressing. Sì. Se secondo te la nostra mediana con Valdifiori, Amsic e Allan è in grado di andare a passare in fase di non possesso? Bravo, bravissimo, buona domanda. Buona domanda, perché tutto quello che si vuole fare nel calcio lo si può fare se hai poi quelli con le caratteristiche giuste per farlo. Io mi permetterei di aggiungere anche gli attaccanti, perché anche i nostri attaccanti che dovrebbero essere i primi ad andare a pressare non mi sembra che abbiano nel loro DNA questa straordinaria aggressività. Faccio un nome, no? Se per esempio tu vuoi andare a pressare sul portatore di palla avversario, sul difensore che inizia l'azione avversaria, io mi vado a prendere Immobile come attaccante, che è uno molto aggressivo, che corre, che va a aggredire il primo portatore, e a centrocampo mi prendo qualche altro cagnaccio. Se lo vuoi fare con Higuain, con Insigne, con Amsic, il pressing alto, mi sa che qualche problemino puoi averlo, e di conseguenza la può avere la difesa. Ho capito, però questo io non so poi fino a che punto, per essere onesto, può essere colpa di Sarri o può essere colpa del fatto che Sarri sul mercato non è intervenuto e non ci sia stata una perfetta identità di vedute con Giuntoli, che era poi il responsabile tecnico del mercato. Cioè Giuntoli, il direttore sportivo, per le scelte tecniche doveva cercare di prendere i giocatori giusti per fare quello che tutti quanti noi sappiamo vuole fare Sarri. Quindi il primo impatto Sarri-Giuntoli, anche il fatto che si sentivano poco a quanto ci diceva almeno Sarri, non mi è sembrato una grande idea, nel senso ora dovete lavorare insieme, cercate di trovare dei punti di contatto importanti, perché è chiaro che poi diventa tutto più facile, no? Quando l'allenatore sa, dà indicazioni di massima al direttore sportivo sulle caratteristiche per i ruoli. Ti ringrazio Paolo, e poi volevo fare un appello, sì, comunque ai tifosi di non abbandonare San Paolo, di comunque di andare allo stadio. Va bene, su questo sono d'accordo con te. Grazie. Allora Renato voleva farmi questa domanda: ma come vedi Mertens tra le linee con Higuain e Cagliecon punte? Cioè praticamente Mertens trequartista, io non lo vedo male sinceramente, però mi sa che non è proprio una cosa tenuta in considerazione da Sarri, che non ne ha mai parlato, ha parlato sempre solo di Insigne, ha proposto e propone il Kadri come sua alternativa, e secondo me in qualche caso potrebbe essere spostato lì Marek Hamsik. Non credo che in quella posizione vedremo mai abbassarsi Mertens, che o farà la seconda punta o più probabilmente, come dicevo prima, tornerà a fare l'esterno d'attacco quando ci metteremo 4-3-3. Pubblicità tra poco. 081-546-6873 per intervenire in diretta con noi, 347-490-0005 per i vostri messaggi
ne leggo due, poi vado subito al telefono. Antonio, come vedi Gulam come alternativa a centrocampo? Centrocampo a tre non lo vedo sinceramente, centrocampo con gli esterni oppure esterno alto lo vedo in qualche caso, però insomma secondo me è un giocatore che avendo gambe è meglio che parte da più lontano e non è nelle zone dove c'è poco spazio per sfruttare appunto la sua gamba e serve una tecnica nello stretto che non mi pare possegga, quindi lo vedo meglio sull'esterno, nella posizione nella quale gioca. Peppe invece mi dice: non trovi che Allan gioca troppo esterno? No, fa la mezzala, un ruolo che può fare, certo secondo me ideale lui un bel cagnaccio in un centrocampo a due, uno che proprio quest'anno che giochiamo non giochiamo più a due, uno che a due si sarebbe fatto sentire molto perché tetragono, va a coprire un po' da tutte le parti, mentre lì ha dei compiti più limitati perché deve coprire la sua zona e quindi non sfrutti tutta la sua energia mettendolo in una posizione tatticamente un po' condizionante, però appena trova le capacità di interpretare bene il ruolo secondo me può fare anche questo abbastanza bene. Liberato in diretta con noi, buonasera. Buonasera Paolo, buonasera. Buonasera. Ragazzi, io voglio solo una cosa e la desidero. Prima ho sentito parlare di Valdifiori, non vorrei che si fa la stessa fine con Hiller. Un giocatore tecnico lo è sempre, così come Empoli, così come Napoli, e se ci stiamo addosso lo fischiamo e cose, lui ha timore di fare la giocata, perché un giocatore tecnico lo bisogna farlo giocare, lasciarlo stare, farlo fare la giocata rischiando. Se ci mettiamo a fischiare a dargli contro, perdiamo Valdifiori così come abbiamo perso Hiller, perché no, fischiarlo non ha senso, senso. Poi dopo in sede di commento giudicare negativamente la sua prestazione di Empoli mi sembra giusto, fischiarlo no, non ha senso, anzi incoraggiamolo, però la prestazione di Empoli stiamo incominciando, vedi Paolo, la prestazione di Empoli è brutta, dobbiamo dirlo, no? Ma senza ombra di dubbio, però è già da si può dire dalle partite di precampionato che ho sentito parlare di Valdifiori, un altro pacco, questo era il regista che farà il bene del Napoli. Chi ha le chiavi in mano di una squadra ha bisogno di rischiare, e se va fatto un errore, incitarlo sì, ma non incominciare a parlare male, perché cioè, secondo il mio parere, io sono dal parere che il calcio è uguale in qualsiasi parte del mondo, così come in Africa, il calcio sul campo è uguale, perché giocano 11 e le dimensioni del campo, delle porte, ci sono gli arbitri, ci sono 11 avversari e 10 compagni, quindi è la stessa cosa per ogni giocatore, la stessa situazione. Però il calcio c'ha un contorno che è una pressione ambientale, una difficoltà di giocare in una squadra che ha un certo tipo di ambizioni e in una squadra che ha un altro tipo di ambizioni, quindi è la stessa cosa se vogliamo dire tatticamente parlando, però nel calcio nessuno mi venga a dire che a certi livelli non contano pure l'aspetto della personalità, quindi quello psicologico e tante altre cose. Ci sono tanti giocatori che secondo me hanno un talento straordinario, però non sono mai riusciti ad arrivare nei grandi club, hanno fatto una carriera inferiore, e ce ne sono altri con un talento minore che sono riusciti a giocare in grandi club perché hanno avuto la personalità. Quindi il calcio è uguale fino a un certo punto in tutte le piazze, ci sono delle diversità significative, non tattiche, ripeto, tatticamente se sei un buon allenatore sei un buon allenatore, però poi non in tutte le squadre puoi fare le stesse cose. Non puoi fare sempre le stesse cose. Sarri secondo me sta iniziando a capirlo molto intelligentemente, io credo e spero stia iniziando a capire che non può fare proprio le stesse cose che ha fatto a Empoli. Quel percorso lì è un percorso un po' complesso, deve fare un percorso più veloce, quindi per fare un percorso più veloce deve inserire delle marce diverse nel suo cammino. Questo credo che lo stia capendo. Vabbè, ok. Grazie. Buona serata. Credo che se tutto quello che sta succedendo a Napoli succedeva ad Empoli, il 4-3-3 per il momento noi ce lo scordavamo, lui continuava col 4-3-1-2 fino alla 15ª giornata. Il fatto che lui inizi invece a inserire già il 4-3-3 domenica scorsa a Empoli, domani sera probabilmente di nuovo e poi ancora un'altra volta, vuol dire che lui sta capendo perfettamente che si sta confrontando con dei giocatori e con una situazione diversa, e questo è un aspetto importante. Anello, ma che messaggi mandi? Il primo messaggio è: Sarri primo allenatore esonerato in Serie A, speriamo ti sbagli. Il secondo messaggio è: Napoli-Lazio 2-3, speriamo ti strasbagli. Il terzo è: il Napoli farà una travezza tranquilla e nulla più, nozze con i fichi secchi. Anil, se devi scrivere questi messaggi non li scrivere sinceramente, io spero fortemente che li hai sbagliati tutti e tre in pieno. Alessandro è diretta con noi.
Ciao Paolo. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Senti, no, io mi volevo ragazzare un attimo al pensiero che hai fatto tu prima, perché giustamente è una cosa che volevo dire io. In base a quello che abbiamo sentito in questi giorni e visto un pochino le valutazioni dei giocatori, specie sai dove è stato preso e per quello che deve fare, eccetera, eccetera. Secondo me il Sarri doveva riproporre per gli uomini che alla fine sono arrivati. Secondo me il mercato poi non è stato tanto buono, perché pure quelli che non se ne sono andati, perché secondo me doveva ripetere un attimino lo stesso modulo dell'anno scorso per i giocatori che sono arrivati, cioè fare il 4-2-3-1 e mettere Lopez, chi è uno fra Giorginio e Valdifiori? No, purtroppo doveva mettere Lopez giocando con Allan. Eravamo meglio dell'anno scorso, perché Lopez, Allan sarebbe sostituito di Gargano. Ma questo non è il calcio che piace a lui, però, ragazzi. Questo, lo so, questo, però... Lo so, lo possiamo pensare, ne possiamo parlare, io e te qui, no, eppure io, pure a me non mi sarebbe dispiaciuto vedere un Napoli, finalmente, quando devi giocare a due, metti due cagnacci, Allan e Lopez, e poi davanti... sa giocare un sa giocare anche un po' il pallone, e quindi il pallone poi arriva ai quattro davanti e ci pensano loro, intanto tieni due che buoni che proteggono la difesa. Mi sembra una buonissima idea, però se vuoi fare questo, secondo me non è Sarri l'allenatore. Lui è chiaro, io su questo lo apprezzo, lui lo dice. Io non sono quello che fa determinate cose. Se mi avete preso, fatemi fare quello, oggi è stato chiaro, fatemi fare quello che so fare. Io probabilmente calcio mio lo so insegnare. Un altro calcio dovrei cercare di capire come si insegna e poi insegnarlo. Passerebbe troppo tempo. Su questo è stato onesto e io lo apprezzo. E quindi niente, dobbiamo a questo punto c'è però, Sarri. Però secondo me, speriamo che si velocizzino i tempi, questa è la chiave di tutto. Lo so, però secondo sì. Però speriamo che sia anche quello giusto, perché da come è approcciato anche a livello tattico a me non è che mi ha interessato tanto. Sì, anche a me, come si vince da quello che sto dicendo da un po' di giorni. Giustamente lui da due mesi li ha visti questi giocatori, sì, però capiva che il maggio da quel lato la difesa alta non la può fare, cioè sono tante piccole lui crede cose. Molto, lui crede molto nel suo lavoro, parliamoci chiaramente, lui crede molto nel suo lavoro e non è una partita, due partite, cinque partite che non vanno bene che gli fanno cambiare idea, e questo è tutto sommato giusto. Ora è inutile che ora noi prendiamo delle posizioni in un verso e in un altro, secondo me dobbiamo sperare solamente che o tutto vada bene da partire da domani sera e continui ad andare bene, oppure che se le cose non vanno bene Sarri abbia la capacità di fare un intervento ancora più forte di quello che già ha iniziato a fare, proponendo già per la prima volta il 4-3-3, iniziando a cambiare qualche posizione, per esempio promuovendo, mi è parso di capire oggi, Giorginio titolare al posto del suo preferito, no, Valdifiori. Quindi mi sembra che da questo punto di vista lui sia pronto a qualche innovazione forte per scuotere sì, la squadra. Però io penso che secondo me comunque, ti dico la mia anteprima, giusto perché giustamente è meglio parlare qui, certo. Con i giocatori che abbiamo, il 4-3-3 neanche va bene. Perché tu preferivi il 4-2-3-1, ho capito, va bene, ti ringrazio. No, perché Hamsik, secondo me, l'ago della bilancia, Hamsik là non può giocare. Invece almeno davanti fa più gol, fa assist, anche se non è coinvolto. E poi si stanca di meno, aiuta. Lo so, questo è un vecchio tema. No, ho un'altra telefonata, adesso non mi dire niente. Ah, ok, va bene. Grazie. Ciao. Paolo in diretta, vero? Paolo, buonasera Paolo, ciao. Ciao, buonasera Paolo. Ciao. Innanzitutto complimenti per grazie, la presentazione. Grazie. Senti, io la butto lì, visto che il problema del Napoli, fondamentalmente, almeno come la vedo io, poi voi siete più esperti, è in difesa. Io non lo so, vedrei bene una difesa a 4, logicamente, sì. Strinic a sinistra, perché lo Strinic, il famoso Napoli Lazio quando debuttò. Mi sembrava un mostro. Come no? Molto bene. Sonica a destra, Koulibaly e Dal Piol. Volevo solo una risposta secca, come la vedevi? Ma e la vedo molto bene. Avresti più tecnica a destra con Zuniga, però su Zuniga ho detto che la situazione pare un po' compromessa, per il momento non viene proprio considerato. Strinic invece è un giocatore che secondo me può darsi anche che piaccia molto, addirittura forse può piacere più di Goulam, non lo so, però la butto lì, potrebbe piacere più Strinic che Goulam a Sarri, per come vede lui il calcio. Solo che Strinic, oggi l'ha detto lo stesso Sarri e poi l'abbiamo visto anche noi a Di Maro, per un mese non si è allenato, ma se Strinic entra in condizione, attenzione, Strinic hai ragione, tu hai ragione, anche un altro amico che mi diceva che il migliore è Strinic, ora non trovo più il messaggio, mi dispiace non poter dire il nome perché sono tanti messaggi, non riesco a trovarli tutti, comunque in molti ipotizzano uno Strinic titolare, e domani sera ci ha lasciato con questo dubbio Sarri, nel senso che giocherà domani uno fra Goulam e Strinic, c'è un altro andrà in tribuna perché lui si porta Isai
probabilmente in panchina, o lo fa giocare a destra, perché Isai è quello duttile, è quello che può occupare destra e sinistra. Quindi avendo domani sera la possibilità di portarne 18 tra campo e panchina, oggi ci ha detto chiaramente gioca uno fra Ghulam e Strinic, cioè, quindi sono molto curioso di vedere, credo Ghulam, però sarebbe una sorpresa e avrebbe un ricco significato quella lì di una presenza di Strinic titolare, avrebbe un significato sull'immediato, avrebbe anche un significato un po' pesante nei confronti di Ghulam se Strinic dovesse scavalcarlo pur venendo da un mese quasi di allenamenti, ma non fatti bene come quelli di punto di vista fisico, parlo come quelli di Ghulam. Quindi se domani sera gioca Ghulam tutto normale, se domani sera gioca Strinic, fossi in Ghulam mi preoccuperei sinceramente. Pubblicità, tra poco. Grazie a Giuseppe da Pozzuoli, fedele ascoltatore che mi fa i complimenti e mi chiede una scelta di mercato che lui non riesce a spiegarsi, perché non abbiamo preso Mario Rui se serviva questo laterale sinistro, abbiamo preso Usai. Secondo me la risposta è perché Usai viene considerato un giocatore con caratteristiche più importanti nella fase difensiva, questa secondo me è la motivazione, che lì poi devono soprattutto difendere, anche se in qualche caso dovranno appoggiare gli esterni. Qualcuno mi chiede di Enrique, che perché non riesco a trovare il nome di chi me l'ha chiesto, perché è stato dimenticato, ecco, Luigi Cardone in quale ruolo può essere utile? Può essere utile ovviamente da centrale, però mi sa che è nettamente il quarto su quattro e in Europa League ricordiamo non può nemmeno giocare perché non è inserito in quella lista UEFA, e poi ha giocato qualche volta anche da esterno destro, ma non credo che questo sia un pensiero che passi nella testa di Sarri per il momento. Antonio in diretta con noi, buonasera. Buonasera, ciao Paolo. Ciao, secondo buonasera. Secondo te non è stato sbagliato il progetto della società fare un contratto a Sarri di 1+1? No, no, senza più uno e basta. Uno, non c'era l'opzione per sì, rinnovo? Vabbè, sì, però insomma a tutti gli effetti si tratta di un contratto di un anno. Un contratto sì. Annuale. Sì. Secondo me il fatto di avere il contratto di un anno non potrebbe influire sull'andamento negativo della squadra? Non lo so, guarda, la storia del calcio è piena di contratti lunghi che poi si sono rivelati pesanti e basta, e ce se ne è pentiti, e contratti di un anno che invece poi hanno portato a grandi risultati, quindi non lo so sinceramente quanto possa influire. Io penso che siamo a livello di professionalità, che i calciatori non devono guardare queste cose, devono andare in campo e dare il massimo, non pensare al contratto loro e al contratto dell'allenatore. Poi non tutti ci riescono, ma secondo me dovrebbe essere così. No, questa era la mia annotazione, anche che potrebbe risultare secondo una, me in questo momento il problema è capirsi velocemente fra squadra e allenatore e trovare un punto d'incontro nel quale il Napoli possa iniziare, pur crescendo lentamente, a fare risultati. Questa è la mia idea, poi tutto il resto io non ci credo, contratti non contratti, io credo che devono trovare un punto d'incontro di carattere filosofico calcistico, iniziare a pensare in una maniera più ravvicinata. Ce lo dice lo stesso Sarri, che il modo di pensare è ancora lontano, il suo, da quello di molti interpreti, quindi trovare un punto d'incontro mi sembra la strada migliore. Pensare che da 0 a 100 facciano tutti 100 passi i calciatori è impossibile, pensare che li debba fare tutti a 100 e andare incontro alle caratteristiche, alle idee, al modo di giocare che hanno avuto sempre i calciatori da parte di Sarri, pure sbagliato, perché a questo punto non lo prendevamo uno come Sarri, se lo prendevamo è per fargli fare quello che farebbe un altro allenatore, prendevamo direttamente un altro allenatore, però secondo me il punto d'incontro ci deve essere. Non so se sta a 50, se sta a 70 Sarri e 30 devono farlo i calciatori, queste sono percentuali che non hanno senso, ma sono convinto che serva ricercare un punto d'incontro, perché sperare che una delle due componenti vada totalmente dall'altra parte mi sembra un po' difficile. Ok, grazie. Grazie, grazie. Ciao. Lucio in diretta con noi, buonasera. Ciao, ciao Paolo, buonasera. Buonasera. Ciao. Senti, allora no, volevo... scusami Lucio, 347-490-0005 per gli ultimissimi messaggi che leggerò dopo questa telefonata, che è l'ultima di questa puntata. Ok. Prego. Allora, no, un piccolo dubbio mio, perché come te sono un appassionato di tattica, quindi sì, studio quello che vedo. Sì. Visto che io sono uno di quelli che sono pro Mister Sarri, perché la mia visione, lui è uno di quegli allenatori che sa che se riesce ad avere nel campo gli interpreti giusti che fanno quello che lui chiede, la sua squadra diventa pressoché una macchina perfetta, e per quindi non vuol dire per carità che le vinci tutte, ma hai grosse possibilità di giocartela, bene. Quello che io non capisco, hai grosse possibilità di avere un predominio del gioco, poi vincerle serve altro nel calcio, però esatto, un predominio del gioco sì, questo sì, esatto, per lui è una formula quasi matematica questa, sì. Ok, adesso
quello che oggi secondo me nel Napoli manca, ti parlo di interpreti, quindi sì, non di giocatori, perché è chiaro che lui ha bisogno dell'interprete, poi è normale, se l'interprete è Bucciarelli vale, è chiaro, è chiaro il livello, poi sale il livello, l'interprete è giusto e poi chiaramente la dimensione, quindi il salto di qualità è certo. Perfetto, l'interprete secondo me è sbagliato in questa squadra oggi, che squilibra tutta la squadra e che poi fa in modo che Valdifiori venga criticato, Allan venga criticato e proprio Amsic. Sì, cioè, lo sai che poi mi potevo giocare i pochi soldi che ho sul fatto che stavi per fare questo nome, da come eri partito. No, perché poi c'è l'abitudine di capire come pensano. Ecco, io per esempio, lavorando da tanti anni insieme a quelli che mi ascoltano, abbiamo poi la capacità di capirci prima ancora che certo, certo, fate questo di lavoro. E Sari a questo punto direbbe dammi tempo pure a me di fare questo con i calciatori. Esatto, però io dico, capito, che Amsic fondamentalmente, che per carità è un giocatore strepitoso oltre che un ragazzo eccezionale, sì, in questa squadra, in quel ruolo, fa in modo che poi Valdifiori deve preoccuparsi più di fare l'interdizione e quindi non riesce a fare un lancio in 50 oggi minuti. Sarri ha detto che il problema a Empoli è stato il centrocampo, e infatti, da quando Sarri è arrivato a Napoli non sono mai stato così d'accordo con lui come in quel momento che ha detto questa cosa. Infatti, il fatto che il problema sia il centrocampo mi viene da pensare che con un interno sinistro, perciò l'ideale sarebbe stato Soriano. Esatto, serviva un giocatore di quel serviva un giocatore di quel dinamismo e di quel tipo che ti faceva il gol, però ti faceva pure la corsa di sacrificio. Sì. Perfetto. Allora io proverei un attimino a vedere questa squadra senza il nostro amato Amsic, che lo amiamo tutti. Oppure trequartista, oppure un altro. Bravo, perché credo che tatticamente questo però, sia un problema enorme. Però il tuo discorso, secondo me, tatticamente fila. Però a questo punto non abbiamo le mezze armi. Però bravo, c'è un buco di mercato lasciato da Soriano infinito. Bravo, a questo punto deve giocare lì Lopez, che poverino, secondo me l'anno scorso, non dimentichiamolo, perché ora tutti vogliono criticare sto Lopez, che in questo ruolo di mezzala fa un po' fatica per i movimenti che gli vengono chiesti. Ma l'anno scorso è stato fra i tre migliori calciatori della scorsa stagione. Sono assolutamente d'accordo con te, però io la prova la farei, a meno che, anche se ti chiudo, con Lopez Allan dici tu. Sì, beh, il problema è che non abbiamo le alternative, perciò dicevo Soriano era vitale in questa squadra. Non abbiamo le alternative. Lo so, uno come ti chiudo un attimo questo discorso. È finita, velocissimo. Non lo volevo vedere neanche in campo, perché per me il prestito secco del 2015 è una follia, però a questo punto spero in Shalobah. Vediamo, infatti potrebbe essere la grande sorpresa. Grazie. Speriamo bene, ciao Paolo. Grazie a te, grazie a tutti, grazie anche a Jenny da Frattaminore, che dice: il grande errore, l'incompetenza di De Laurentiis è stato non vendere Higuain a 90 milioni come ha dichiarato lui. Io non credo che sia arrivata questa offerta di 90 milioni e non so se di fronte a 90 milioni Higuain non sarebbe stato ceduto. Quindi vediamo se c'è un ultimissimo messaggio aggiornando la SMS machine al volo. Ci sono 25 milioni e Montolivo, dice questo amico. Sarri lo stiamo definendo un maestro, allora i vari Colantuono ed altri che di anno in anno si salvano in Serie A e fanno bene in Serie A cosa sono? E poi l'ultimo, Joe, grazie a tenermi compagnia, sei un genio coerente, grazie, bisogna essere uniti ed avere pazienza. Io dall'America, mi scrive Joe da Washington, quindi lo saluto con particolare simpatia, lo ringrazio per i complimenti e sogno di essere allo stadio nuovo, altri preferiscono stare a casa, invece lui vorrebbe stare allo stadio per sostenere la squadra. Va bene, speriamo che presto ci sia questo stadio nuovo, bello, e che tu possa venire qui a tifare per il Napoli, come speriamo domani sera facciano tutti. Intanto io do appuntamento a domani sera per una puntata particolare di 442, perché invece di essere qui negli studi di Kiss Kiss la faremo direttamente dal San Paolo, quindi ci sentiamo domani come sempre, solito orario 18-19, che poi praticamente arriviamo a un minuto prima del fischio dell'arbitro di Napoli Bruges, 18-19, 4-4-2, grazie a Ciro Froi in regia, un saluto da parte di Paolo Del Genio, Walter De Maggio con Francesco Marciano.